Iniziamo da Pierfrancesco Favino. Benvenuto. Finalmente un po' d'aria. Non politica per il nostro pubblico, anche se c'è l'imbroglio perché di politica un po' parleremo, perché Pierfrancesco Favino, chi non l'ha visto, chi lo sta per vedere, è il protagonista del film del momento, di Amma Met, di Bettino Craxi, che è un film che ha molti... Grazie. È stato commentato positivamente, altri negativamente. Io l'ho visto, a me è sembrato un film bellissimo. Perché? Grazie. Non solo per la interpretazione di cui tutti parlano, lei è identico a Bettino Craxi, si muove uguale, per chi lo ricorda parla uguale, ma anche perché è un film che lascia immaginare delle riflessioni di carattere generale, sulle quali io proprio con lei vorrei parlare. Intanto, cosa provate a interpretare una persona che, data l'età, immagino lei si ricorderà, no? Ha segnato la nostra generazione, ha segnato il vedere la politica? Beh, me lo ricordavo, mi sono reso conto lavorando al film che quello che conoscevo era l'aspetto politico, l'aspetto pubblico, non conoscevo l'aspetto privato, che è quello su cui Gianni Amelio, che è il regista del film, ha voluto mettere l'accento, per cui ho avuto la possibilità, che probabilmente non avrei avuto, forse non avrei avuto neanche la curiosità, di avvicinarmi a un momento specifico della sua vita e a quello che può aver vissuto l'uomo Craxi e non il politico Craxi. Che poi l'uomo Craxi, ma è anche il politico, no? Che credo che sia difficilissimo distinguerli nel caso specifico. Nel caso specifico è pure difficile distinguere lei da Craxi, perché il trucco, diciamo, il trucco è impressionante. Sì. Quando si diventa in maniera così evidente un'altra persona, si inizia pure, mi sa, a ragionare come ragionava lui, almeno si prova a farlo, no? Beh, il tentativo è di comprendere sempre quello che c'è dietro ai motori delle persone, quindi ai motori emotivi, ai motori razionali, che sia un personaggio realmente esistito, che sia un personaggio di finzione, quello che facciamo come attori più o meno è questo, cioè quello di tentare di entrare anche nelle loro logiche. È chiaro che se io devo interpretare un uomo, abbraccio le sue logiche, lo faccio se dovessi fare Amleto, lo faccio se devo fare Craxi, per cui se mi chiede qual è stato il suo punto di vista, il mio punto di vista l'ho dovuto da attore metterlo da parte e poi recuperare attraverso questo lavoro, diciamo, un pochino più profondo, che è quello di conoscenza che ci dà il nostro mestiere come possibilità.